Ciao a tutti, io sono Max, aka quello dei Funko, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Come sempre, prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale e a seguirmi su tutti i social che trovate nei link qui sotto in descrizione. Dai, non fate i timidi, iscrivetevi. Oggi sono qui con un video che spero possa essere utile a voi che mi state guardando. Voglio farvi una sorta di tutorial su come si aprono le scatole dei nostri amati pop senza rovinarle. Se siete collezionisti in stile dentro la scatola o viceversa fuori dalla scatola, le scatole vanno tenute bene, vanno aperte con cura a prescindere, perché sennò si rovinano. Anche perché, a mio avviso, la scatola del pop rappresenta come valore più del 50%, a mio avviso. Ma come facciamo ad aprirle senza rovinarle? Cosa serve? Allora, l'unico strumento che vi serve è una tessera rigida, tipo quella dei punti del supermercato, se non la usate più è vecchia. Ad esempio io uso questa bellissima tessera dell'università che praticamente non mi serve più a niente. Ma prima di mostrarvi il barbatrucco vi faccio vedere cosa succede quando apriamo le scatole con le mani. Io userò una scatola che era già rovinata al tempo come esempio, ovviamente. Allora, il primo errore che si fa è questo, cioè non potete mettere dentro le mani così, che lo facciate sia da sopra o da sotto. Infatti, come vedete, il risultato è questo qui. Non so se si nota la piega, ma questa è una piega che una volta che l'avete fatta non si toglie più neanche con il Padre Eterno. Poi metteteci una delle mie manine piccolissime e questo viene un capolavoro. Questo antiesempio vale sia per i pop standard sia per quelli non standard, anche se in realtà è più probabile che capiti con i pop standard rispetto a quelli con le box più grandi. Diciamo che più è grande la box, più questo errore non si nota. Però non fatelo per nessun motivo al mondo, altrimenti vengo lì e vi taglio le mani. Ma la cosa che vi voglio far vedere in primis, più che farvi vedere, è un consiglio che vi do io, è quando aprite le vostre scatole con questa, apritele sempre dal bottom della box, mai dal sopra. Perché? Perché, come dire, questa qui è una parte della box che deve rimanere sana, come deve rimanere sana tutta l'altra parte, anche quella sotto. Però diciamo che se volete aprirla, io vi consiglio sempre di aprirla da sotto, perché è una parte che non si vede sostanzialmente. Detto ciò, prendete il vostro bellissimo pop, inserite la tessera come sto facendo io e praticamente cosa fate? Spingendo verso il fuori fate praticamente leva, non dovete forzare, vedete che praticamente si apre da sola la box e niente, quindi il trucco è già finito. Magico, no? Ma adesso vi mostro lo stesso procedimento su box di altra dimensione, quindi non più la nostra box standard. Abbiamo qui una box di un Funko Pop oversized, o diciamo le deluxe, tutte quelle categorie lì. Praticamente anche qua stesso ragionamento, inserite la tessera, fate un pochino di leva qua, diciamo che essendo la scatola più grande ci vorrà un po' più di forza e mi raccomando, quando fate forza non schiacciate, appoggiatevi bene su un piano e come vedete praticamente questa qui è già aperta. Poi una volta che è aperta voi potete tranquillamente tirarla fuori e come vedete la linguetta anche qui è sana. Adesso vi faccio vedere una scatola ad esempio di
Luffy con la Green Mary, che è una scatola praticamente più orizzontale che verticale. Anche qui non apritela mai così, perché rovinate tutto, diciamo, la parte laterale, quindi poi si vedranno le vostre dita, come vedete vi appoggiate e vedete viene su da sola, non fate mai sforzo, vedete, tac, magico. Adesso ve lo faccio vedere con una scatola molto più grande. Più la scatola è grande, più vi conviene appoggiarvi, vedete. Io adesso stavo già sbagliando, dovete ribaltarla, la girate, praticamente fate spinta più leva, vedete come è semplice, vedete, spinta più leva e il gioco è fatto. Se non viene su, non tirate, perché sennò poi questo lato si piega, fate lo stesso gioco di qua e tac, magico. Bene ragazzi, io non ho più nulla da dire in merito, spero che questo tutorial vi sia servito. Io d'altronde non è che ho scoperto l'acqua calda, questo qui erano dei trucchi che avevo visto al mio tempo già, come penso molti di voi, e spero che vi aiuteranno a prendervi cura dei vostri pop. Magari, se vi va, fatemi sapere nei commenti se voi conoscevate già questo trucco o meno. Detto questo, io vi ringrazio come sempre per la visione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!